anche oggi un DIY, un tutorial. Oggi realizzeremo un'altra cosina natalizia e realizziamo una scatola da puramente decorativa da mettere sotto l'albero oppure nei nostri angoli, diciamo caserecci ma natalizi. Quindi sarà una scatola super fashion, ovviamente come ben sapete il mio Natale è pink, quindi non può mancare. Ma prima di farvi vedere la scatola ed il tutorial, volevo salutare Matilda, che ha 13 anni. Ciao Matilda! mille baci baci per te e la sua mamma Pasqualina, che mi seguono sempre insieme, e mi seguono qui, mi seguono su Instagram, mi seguono dovunque, e quindi grazie tantissimo per essere qui con me anche oggi. E vediamo la scatola. Io mi imbarazzo sempre quando faccio i saluti, perdon. Vediamo la scatola. Olè! Allora, vediamo se... Ah, un'altra cosa. Volevo scusarmi per l'immensità del casino che vedete lì dietro. A breve non lo vedrete più nei video, quel casino. Ma sto registrando senza sosta perché fare i vlogmas non è facile. E quindi c'è la totale devastazione. Se voi vedeste questa stanza, chi mi segue su Instagram l'ha vista, ha visto in che condizioni sto vivendo in questo periodo. Poniamo un velo, ma vediamo la scatola. Allora ragazzi, oggi realizziamo questa scatola, metto un po' più dietro così si vede meglio. Realizziamo questa scatola ovviamente tutta pink con gli alberelli di Natale in rose gold, non so se si vedono perché purtroppo le luci, ecco qua, gli alberelli di Natale sono in rose gold e poi gli altri alberelli bianchi. E il coperchio l'ho fatto a pois, ovviamente rose gold e rosa, perché ho fatto la scatola ovviamente tutta rosa, oro rosa e bianca, e quindi il coperchio, non essendo rosa ma essendo bianco, l'ho decorato in oro rosa e rosa. Eccola qui. Allora ragazzi, questa scatolina secondo me è bellissima, è il classico pacchetto che troviamo sotto l'albero e non necessita neanche di fiocco. E quindi altra cosa, io l'ho fatta puramente decorativa, voi tranquillamente potrete farla non puramente decorativa, basterà fare il taglio ai lati e quindi far sì che le alette si aprano e si chiudono, e quindi potete utilizzarla anche come pacchetto regalo volendo. Ma adesso giriamo la videocamera e vediamo subito il tutorial. Materiale occorrente, non vi spaventate, sembra tanta roba ma in realtà è molto poca. Prima di tutto ovviamente una matita, poi le amiche di sempre, forbici, colla, non so se servirà, però l'ho presa, biadesivo, stesso discorso, poi un righello, anche questo non so se serve ma io ce l'ho sempre in mezzo, poi del vinile, io utilizzo questo vinile, questi avanzi di vinile rose gold che avete visto che ho utilizzato nel video in cui ho fatto i cuori che ho appeso al soffitto della mia stanza pendenti, e ho conservato questi avanzi perché questa carta adesiva costa tantissimo e quindi ho pensato prima o poi mi servirà. Poi della carta bianca adesiva, e questa è quella che ho utilizzato per rivestire la parte esterna di alcuni mobili della mia stanza che avete visto nel video del makeover della mia stanza. Poi scotch, un foglio di carta, nel mio caso io ho utilizzato questo foglio di carta rosa bellissimo, non capisco, forse ho fatto troppo zoom quindi non riesco a mettermi a fuoco, aspettate, provo ad allontanare un po', vediamo, sì, non riesce proprio a mettere a fuoco, aspettate, metto la mia mano e allontano un po'. Sì, ecco qua. Allora, questo foglio di carta rosa con i cuori. E poi, ancora, materiale occorrente, ho preso questa scatola, una semplicissima scatola quadrata di cartone. Non so perché non riesco proprio... Questa semplicissima scatola di cartone l'ho trovata praticamente fuori dai cinesi, loro sballano prodotti in continuazione perché vendono in continuazione, e niente, quindi io ho visto questa scatola di cartone quadrata che è praticamente perfetta per realizzare i pacchetti regali e mi è piaciuto un sacco, ma ovviamente bianca non va bene, quindi la dobbiamo rivestire. Quindi mettiamo la nostra scatola al centro e semplicemente andiamo a
prendere un po' bene o male le misure. Come vedete, adesso io vi farò vedere. Il mio foglio non riesce a coprire tutto, ma come vi ho detto non mi importa la parte di sotto perché tanto non avrò necessità di farla vedere ed in ogni caso verrà successivamente coperta, vedrete come. Poi per la parte laterale, meglio che lo metto così, si vede meglio. Per la parte laterale, dovendo essere una scatola completamente rosa, non amo che si vedano le pieghe del pacchetto, quindi le classiche pieghe, piega così e poi quest'ala che in realtà va su non ci deve essere perché non mi piace. Quindi ho trovato, di solito vi faccio vedere come faccio. In pratica io andrò a tagliare la carta dello spessore di un paio di centimetri qui e poi incollerò l'eccesso dentro e solo questa sarà la parte che si vedrà, diciamo la giuntura laterale. Solamente questa. A spiegarlo è complicato, è più facile a realizzarlo, quindi adesso lo facciamo insieme. Il nostro foglio è pronto. Rivediamo bene le misure. Perfetta. Quindi noi adesso dovremo andare ad incollare, io continuo ad ammaccarlo questa scatola, ecco qua, mettiamoci un altro pochino di scotch, va? Ecco. Allora, dicevo, adesso noi dobbiamo andare ad incollare la nostra carta sulla scatola. Nel frattempo però farò un altro, diciamo, di questi fogli, quindi ne facciamo due, perché uno ci servirà per far diventare la nostra scatola rosa da un lato, ma ovviamente dobbiamo rivestire anche l'altro lato. Quindi questo copre tre lati, abbiamo bisogno di un altro di questi fogli che ci servirà per coprire gli altri tre lati, semplicemente. Quindi vado a mettere un po' di colla. La nostra scatola è per metà completamente rivestita. Allora, adesso viene la parte leggermente più spinosa e un po' più antipatica, perché essendo una scatola da riciclo non è perfetta, quindi i suoi bordi non sono comunque tutti regolari, non è estremamente precisa. Quindi io che cosa faccio? Con la striscia che ho tagliato prima utilizzo, diciamo, il lato diritto del foglio, non quello dove ho tagliato io, perché assolutamente non sarà diritto, e
e da qui parto a tenere un lato, diciamo il lato buono, quindi questo lato, e cerco di farlo andare più a filo possibile, ma comunque dopo avremo necessità di metterci un po' di colla ovviamente per tenerlo fermo. E la stessa cosa da quest'altro lato. Da quest'altro lato però, come vedete, è comunque più carta, c'è comunque più carta da tagliare, quindi io la andrò a rifilare pian piano con un taglierino, stando veramente attenta a non tagliare troppo o troppo poco, perché poi sarà estremamente difficile incollarla di nuovo. Gli alberelli. Allora, come vi ho detto, ho materiale occorrente per gli alberelli della carta bianca nel mio caso e della carta color oro rosa. Per praticità e velocità io non ho fatto altro che, vi faccio vedere, prendere questi avanzi di carta. Voi potete tranquillamente disegnarli a mano libera, sto cercando la matita nel frattempo, tranquillamente disegnarli a mano libera. Io però avevo già degli alberelli di alcune decorazioni, quindi non farò altro che mettere il mio alberello sulla carta come linea guida. Cerco di sprecarne il meno possibile, ecco qua. Faccio i contorni dell'alberello . Diciamo che così è molto più veloce che disegnarli tutti a mano libera. Quindi, una volta segnati tutti i contorni del mio alberello, togliamo l'alberello, unisco il centrale perché non ho voluto fare il tronchettino. E a questo punto tagliare. Allora, ho tagliato un po' di alberelli rose gold e un po' di alberelli in bianco. Eccoli qui. Adesso decoriamo la nostra scatola. Ed eccola qui. Allora, ragazze, la scatola è tutta un alberello di Natale. La giro anche così perché non so se girerò l'immagine. Eccola qua. Rose gold, bianco, neve e ovviamente fondo rosa, perché sapete che il mio Natale è pink. Adesso la scatola non è conclusa perché dobbiamo realizzare ovviamente il coperchio. Grazie. Per realizzare il coperchio della scatola abbiamo bisogno di una matita, di un righello,
di un cartoncino Bristol, nel mio caso ho preso un 35-50, e di le nostre solite compagne di avventura, ovvero le forbici. Dobbiamo misurare la nostra scatola, ovviamente, per capire di che dimensioni dovrà essere fatto il coperchio. Noi per realizzare questo coperchio dobbiamo, appunto, dicevo, prendere la misura e poi calcolare anche il bordo. Il mio bordo ho deciso di farlo all'incirca di 4 cm, quindi io dovrò fare una base fatta da 22 più 4 più 4 più un, diciamo, mezzo centimetro di scarto e 21 più 4 più 4 più i 2 mezzi centimetri di scarto. Quindi veniamo a noi. Allora, adesso dobbiamo piegare il nostro cartoncino nelle righe che abbiamo fatto, nelle righe interne. Ora, se avessimo avuto la fortuna di avere un cartoncino un po' più spesso, sarebbe stato l'ideale. Il problema è che io un cartoncino più spesso non l'ho trovato. Per fare questo lavoro bisognerebbe un po' passarci il taglierino, diciamo, ma molto molto lievemente, per agevolare la piega. Adesso, se mi metti a fuoco, grazie, grazie, grazie. Adesso io farei una piegolina anche qui al centro. Qui non ho preso una linea, ma mi aiuto direttamente con l'incrocio, diciamo il crisscross interno precedente e la punta esterna. Quindi gli do giusto una lieve linea. Adesso, molto semplice, pieghiamo verso l'interno, vedete, l'aletta fatta, e la schiacciamo, anche questa verso l'interno e la schiacciamo, verso l'interno e la schiacciamo, verso l'interno e la schiacciamo. Diciamo che questo è il coperchio per la nostra scatola. Vediamo se abbiamo preso bene le misure. Ovviamente non è finito. Perfetto. Diciamo che è un po' grandino, perché il mezzo centimetro di scarto era tanto. Forse così, ecco, così è meglio. L'avevo messo nella misura errata, quello è 21x22. Eccolo qua. Adesso lo terminiamo, quindi la misura è perfetta. Dobbiamo unire, non mi piace unire con la spilatrice perché assolutamente non voglio che si noti e che si veda, quindi non faccio altro che mettere del biadesivo qui. È pronto.
pronto, in realtà non ancora, perché ovviamente lo decoreremo. Quindi per ora e voilà, il nostro pacchetto regalo prende forma, ma ovviamente, come vi ho detto, non finisce qui. Aspettate che allungo un po' il campo così lo vedete meglio. Eccolo qui. Allora ragazze, ho deciso di decorare il coperchio della nostra scatola a pois, quindi con questo aggeggino, questa cosettina che serve per fare i buchi ai fogli, io lo uso per le agende, con i materiali appunto avanzati di scarto, diciamo, che ho utilizzato sempre per questa scatola, andrò a realizzare tanti pois, ritagliandoli appunto con questa macchinetta per fare buchi, fa buchi, come si chiama questa cosetta? Non lo so, e quindi vado a praticamente realizzare tutti i pois per la mia scatola, in questo caso appunto rosa per lati, e sempre con i materiali, diciamo, di scarto. Questi sono i pezzi avanzati dagli alberelli di Natale che ho appunto ritagliato. Anche in questo caso vado a ritagliare qua in colore rose gold. Quindi ho realizzato un po' di pois rosa, un po' di pois rose gold, ancora necessaria alla nostra colla. Di nuovo non mi metti a fuoco, eccoci qui. E poi che altro? Niente, poi ho preparato una pizzetta che mi servirà per aiutarmi a prendere i pois. E ho preparato anche questa matita, che è una matita particolare, ha una specie di gommino qui e serve per prendere le cose. E diciamo attacca, diciamo, non so se mi servirà, perché comunque non sarà facile incollare tutti i pois perché si appiccicheranno alla colla, ma tentiamo. Ragazze, la scatola è pronta. La nostra bellissima scatola decorativa è tutta pronta ed è perfetta per decorare il nostro albero. E voilà! Allora ragazze, avete visto? Semplicissima! Forse sono stata un po' lunghetta nelle spiegazioni, ma pian piano mi metterò a rodaggio e cercherò di essere più rapida. Fatemi sapere ovviamente se questa scatola vi è piaciuta, con un bel pollice in su per il momento supporto, lasciatemi un commento e ditemi ovviamente se realizzate questa scatola, taggatemi nelle foto su Instagram se le pubblicate o nelle stories, dove volete, e come sempre vi chiedo di condividere un pezzettino di questo video nelle vostre Instagram stories taggandomi, io vi riposterò nelle mie stories, oppure una foto di un momento del video, quello che magari più vi colpisce, e ritaggerò anche quella. E basta! Questo è tutto, ragazze, grazie, grazie mille di essere sempre qui con me e ci vediamo, spero, se riesco, perché adesso devo editare questo video, montare, tagliare, editare, pubblicare e mettermi a girarne un altro che mi servirà per domani e quindi sarà estremamente dura, ma ci proverò. Ciao!